La storia della Concordia poteva essere scritta in maniera diversa. Sarebbe bastato che De Falco non si intromettesse abusivamente a gestire i soccorsi. Il tratto di mare davanti all'isola del Giglio era di competenza della Capitaneria di Roma, presieduta quella notte dal comandante Manna, una persona completamente diversa. Prima di tutto è un vero comandante di nave, non di scrivania, quindi che capisce i problemi di una nave. E poi perché è una persona assolutamente diversa, è esattamente come dovrebbe essere il titolare dei soccorsi in una tragedia di quella portata. Quello che vi voglio fare ascoltare è un documento che forse non conoscete, è la telefonata fra il comandante Schettino e il comandante Manna. Voi sentirete a pelle che i toni usati da Manna sono quelli perfetti di un soccorritore: competenza, educazione, solerzia nel prendere decisioni. Sentite il comandante Schettino per la prima volta che può parlare con un soccorritore e raccontare esattamente quello che è successo, come è successo e qual è la situazione, senza essere aggredito, offeso e vilipeso da un senza Dio come De Falco. Ecco, io spero che questo ascolto vi possa far capire veramente quanto De Falco sia stato fuori posto quella notte. Un attimo in linea, eh? Sì, grazie. Sì, comandante Schettino, so come si trova, sono il comandante Manna, centrale operativa del comando generale. Lei è uomo pratico, io sono uomo pratico. Lei vede la situazione intorno a sé? Noi siamo sull'isola del Giglio, la nave praticamente è adagiata sul lato, immersa praticamente fino a tutto il lato dritto è immerso in acqua. È inclinata di 90 gradi perché praticamente è perpendicolare, eh? Bene, sì signore, la seguo bene. Il lato di dritto è completamente immerso. Sì signore. Sul lato sinistro, io stavo con tutti gli ufficiali che abbiamo lasciato il ponte dopo aver dato l'emergenza generale, l'abbandono, eccetera, Sì eccetera. signore. Ho portato la nave su un basso fondale, quando ho capito che ho fatto il blackout, sono venuto tutto a sinistra. Siamo andati sul basso fondale, ho dato punto dai due ancore, in modo che man mano che si sono allagati tre compartimenti, la nave sbandava, e sembra sbandare di più, prima che arrivava al limite, ho messo le lance in acqua, quelle di dritta le ho messe per prima, in modo che togliendo peso da dritta pensavo che la nave si alzasse un pochettino. La nave è sbandata dritto con la prora per sud, più o meno? Esattamente, Roger, vada avanti, vada avanti. con la prora per sud, le lance stanno tutte quante sul lato sinistro, ho fatto venire i passeggeri dal lato sinistro sul lato di dritto della nave, praticamente, e che cosa è successo? È successo che di colpo la nave si è inclinata, i vetri si sono rotti, credo perché ho sentito uno scoppio dei vetri, Sì, signore. e praticamente aprendo i cancelletti di imbarco, quelli del ponte Drego ormai praticamente stavano a fior d'acqua, abbiamo mandato a terra le lance facendo servizio tenda e spola tra la terra e la nave. Ho capito. Un ufficiale mi ha detto: là ci sono altre 200 persone. Hanno fatto una corda umana e perché la nave sbandava sempre. Le abbiamo fatte venire sul lato dritto della nave. Il Va bene. primo ufficiale e il comandante in seconda da poppa mi hanno detto: là ci stanno una decina di persone. Un altro ne ha detto 100, un altro ne ha detto 150. Io nel frattempo mi sono trovato con la nave praticamente addosso perché la nave è alta 50 Sì, metri. ho capito. Allora mi sono trovato col ponte lance praticamente immerso di acqua. E con i ganci delle gru che ci stavano praticamente Sì, ho schiacciando e capito. non riuscivamo da Venga, poco a venga, uscire, lo sente. Va, va, va. Scusi, scusi, comandante, la prego, vada, vada. non riuscivamo a uscire praticamente dalla lancia da sotto i paranchi. Una volta che ci siamo allontanati, alcune persone che erano rimaste sul ponte sono scivolate in acqua, alcune lance che facevamo la spola fra la terra e la nave. Siamo tornati indietro a prendere queste persone da mare. Sono arrivato sullo scoglio a terra per fare spola tra la nave e lo scoglio. Ho chiamato a terra una comandante donna, una signora qua del Sì, sito. sì. Il nostro elicottero che è intervenuto l'ha già potuto vedere? Sì, lo vedo che ha preso una persona, adesso sta facendo overing sulla nave Molto bene, praticamente. molto bene. Lei quindi non ha certezza del numero delle persone a bordo? No, non ho certezza. Evidentemente no. Come è avvenuta la questione? Prima il blackout o avete preso qualcosa in mare, uno scoglio o cosa? Ho sentito un colpo e abbiamo fatto blackout.
lei ha sentito un colpo e avete fatto blackout. Sì. Però eravate già quanto? A 0-2 dal Giglio, è possibile? Sì, sì, perché io, eravamo 0-18, 0-2 più o meno dal Giglio, ci sta acqua. Sì, signore. Ho capito, comandante, quindi la nave si è abbattuta sulla propria dritta di 90 gradi. Si è abbattuta completamente, lei domani mattina col giorno la vedrà, è abbattuta a 90 gradi sulla dritta, completamente. Va bene, comandante, conservi la batteria del cellulare, proveremo a cercarla e a sentirla ogni tanto. Grazie. Grazie a lei, comandante, grazie a lei.